Una patologia spesso sottovalutata da molti colleghi è quella delle mosche volante, i cosiddetti floaters, cioè sono dei corpi mobili che si formano dentro il vitro. Dentro l'occhio noi abbiamo una sostanza gelatinosa che si chiama vitreo, formata da tante fibre collagene che sono messe tutte in modo parallelo e non sono normalmente visibili. Nel tempo, in certe persone, può succedere anche in età giovanile, in certe altre fisiologicamente succede in età già più matura, queste fibre possono piano piano raggomitolarsi su se stesse perché il vitreo si perde acqua e quindi tende un po' a coartarsi. Quindi queste fibre si raggomitolano su se stesse e diventano visibili. Il vitreo addirittura si può staccare dalla retina anche in modo fisiologico e formare quello che è detto l'anello di Weiss, cioè il distacco posteriore di vitreo, un anello ialino che dà molto fastidio perché si posiziona al centro dell'occhio e quindi i pazienti vedono come delle macchie davanti a loro. Possono essere leggere, possono essere anche invalidanti. Certe persone non riescono addirittura più a guidare perché si vedono in continuazione delle grosse macchie che passano davanti a loro e quindi sono infastiditi nella guida. Anche a livello psicologico, molte persone anche sul lavoro, che lavorano al computer, non riescono più a lavorare proprio perché hanno queste macchie che ballano davanti agli occhi. Gli integratori presenti sul mercato, è stato ormai visto che non raggiungono il vitreo, quindi non danno nessun giovamento. Quello che può dare giovamento è cercare di reidratarlo, quindi di bere tanta acqua, soprattutto per prevenire e fare in modo che non si formano questi corpi mobili, queste mosche volanti. I trattamenti che si possono fare possono essere quello della vitrectomia, in cui si fa un intervento molto grosso, in cui si infilano delle candele dentro l'occhio per cercare di togliere, per togliere il vitreo e per togliere anche questi, però sono interventi che vengono fatti con grossi rischi di cataratta perché andando a toccare dentro l'occhio con degli strumenti si è visto che facilmente viene la cataratta. E poi sono anche a rischio sulla retina perché il vitreo è comunque attaccato alla retina, quindi si possono formare dei fori o delle rotture sulla retina. Un intervento invece che dà ottimi risultati è quello del trattamento con lo YAG laser. Arrivo ora dalla Florida, dove sono stato a Fort Myers, dove dal Scott Geller, che è il medico che nel mondo è quello che ne ha fatti, fra quelli che ne hanno fatti di più di questi trattamenti, ormai sono tanti anni, e ho visto con lui come sono felici i pazienti che sono stati trattati da lui e che vengono trattati quotidianamente. Io vedo che ho visto che ogni giorno almeno lui trattava dai 10 ai 15 casi di pazienti con questi problemi. In cosa consiste l'intervento? Il paziente viene anestetizzato con delle gocce di collirio, quindi non sente nessun fastidio a livello della superficie oculare, che è l'unica cosa dove potrebbe sentire fastidio, perché noi dobbiamo appoggiare sull'occhio una lente di come questa per andare a ingrandire e visualizzare bene questi corpi mobili. Abbiamo diverse lenti, questa è una lente che ci permette di andare molto in periferia, ci sono altre lenti come questa che invece ci permette di andare molto centrali e colpire bene questi floater. Noi usiamo questo laser, che è uno YAG laser, mettiamo a fuoco il nostro corpo mobile e lo vaporizziamo, mandandoci la giusta energia, colpendolo lo vaporizziamo. Nella maggior parte dei casi cerchiamo di risolverlo in questo modo, quindi di eliminare il corpo mobile vaporizzandolo. In altri casi invece possiamo, quando per esempio ci sono tanti filamenti, se noi li tagliamo in alto, li delocalizziamo, i filamenti vanno in basso e non danno più fastidio. In altri casi, quando invece i floater sono molto densi, cerchiamo di farli assottigliare dando dei colpi opportuni in certi punti, in modo che così comunque il paziente addirittura aumenta l'acuità visiva, perché arrivano molti pazienti con questi floater densi che vedono meno del normale. Assottigliandoli riusciamo a fare questo. Cerchiamo sempre di dosare la potenza del laser, non fare mai troppo in una seduta sola, infatti normalmente ci vogliono 2 a 4 sedute per risolvere bene il problema, in modo da non scaldare troppo il vitreo. Finito il trattamento, il paziente può andare normalmente a casa, svolgere le comuni attività che fa solitamente, non accusa nessun fastidio e nessun problema.
L'unica cosa importante è calcolare e controllare la pressione dell'occhio. Si è visto che l'unica cosa che può succedere è quella che se la pressione aumenta va monitorata con dei colliri appositi per riabbassarla. Perché può aumentare la pressione? Perché noi trasformiamo queste fibrille di collagene in gas e quindi il gas dentro l'occhio può far aumentare la pressione. Proprio per questo si è visto di non, si suggerisce di non fare più di 300 colpi per seduta, in modo che può aumentare di 2-3 mm di mercurio, ma il giorno dopo la pressione ritorna normale.